sembri schiuderle tutte le volte che sto con te. Siamo con due amici, loro dice no, non la facciamo, noi la facciamo perché noi ci intrufoliamo, abbiamo ragazzo e ragazza, la ragazza si nasconde, no dai, non ti preoccupare, c'è cose peggio nella vita. Nome? Mattia, abbiamo il nostro Mattia, accanto la sua compagna, nome? Asia, eh? Bellissimo nome. Come vi siete conosciuti? Se noi ci piace curiosare. A scuola vi ci siete conosciuti, chi è stato? Ci piace a noi. Chi è stato il primo a fare il primo passo? Chi è stato io? Dai Asia, l'uomo dai, ha fatto l'uomo dai, non è mica male. Mi sembra giusto. E come gliel'hai chiesto? Siamo curiosi, sai perché? Perché molto spesso dici ma come si fa a approcciare una ragazza? Ecco, come gliel'hai chiesto? Il mio amico conosceva lei, erano amici, avevamo un amico in comune. Ah, quindi della serie mettimi bene gli hai detto? Sì, praticamente. Detto, perfetto, così, sì. Benissimo. Asia, quanto è, lo chiedo a lui perché tanto non se lo ricorda molto. Quanto è che state insieme? 8 mesi. Otto mesi? Oh, se lo ricorda, guarda che è un ragazzo modello, non se ne trovano così. Asia, velocemente, cosa ti piace di lui e cosa vorresti migliorare? Facciamo un po' di gossip d'estate così. Vabbè, di lui mi piace tutto, cioè non c'è niente che cambierei. Io voglio dire niente, però. Allora, il discorso è o ti deve chiedere un favore, perché non è possibile, o gli stai pagando la vacanza a te. Oppure, come terzo, è sincera, però non lo so, vedo come un terzo, come è probabile, come un cammello passi dalla cruna di un ago, ecco, diciamo così, non mi dà questa idea, comunque. Non so, però se a lei va bene così. Gli va bene così, che ci vogliamo fare? Così. Va bene, allora, ecco, velocemente, noi abbiamo da lanciare un video, va bene? Io lancerei il video e poi vi date un bacio. Certo che siete fidanzati, se non ve lo date voi, chi ce lo dà? Va bene, andiamo nel passato, perché noi con Clip Summer, cari amici che ci state ascoltando, come ben sapete, andiamo anche ad ascoltare le musiche del passato, la musica che ha caratterizzato le estati passate. Andiamo all'estate 1992. Boh, dice, tra poco, sì, fra più o meno, manco quasi nato. Ma 1992 è stata una canzone pazzesca che ha stravolto la musica mondiale. Voi dite che canzone sarà? Ve lo dico subito. Double U con Please Don't Go, posizione numero uno di quell'anno pazzesca. Vi date il bacio e lanciamo la canzone. Vai, bacio, ecco qua il video. Please don't go, please don't go. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go.